Buona visione da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia. Buonasera, ben ritrovati a tutti quanti voi con un nuovo appuntamento di fatti e dintorni. Lasciamo da parte questa sera le problematiche legate alla politica, anche se poi in fondo c'è sempre un nesso con tutto, ma parliamo di ambiente. Parliamo di ambiente, parliamo di animalisti, parliamo di vegani, come tutto questo può essere unito lo capiremo a breve. Quindi vi presento subito le nostre ospiti, tutte al femminile, fatti e dintorni questa sera. Quindi vi presento innanzitutto Chiara Della Pepe, referente di Salerno Animal Save e Salerno Climate Save. Ciao, benvenuta Chiara. Buonasera. Ci diamo del tu perché siete giovanissime voi. Vabbè. E Antonella Capozzoli, attivista anche lei di Salerno Animal Save e Salerno Climate Save. Ciao Antonella, ciao. Benvenuta. Allora, diamo subito, cerchiamo di capire e contestualizziamo la puntata di questa sera, che è una puntata, diciamo, diversa dal solito, ma vogliamo raccontarvi un po' di questo mondo che noi magari vediamo solo attraverso i TG o magari quando arrivano quelle notizie così lanciate in maniera folgorante, ci chiediamo: ma chi sono questi, insomma, che fanno, perché lo fanno? E, partiamo, Chiara, partiamo da te. Quindi The Save Movement è un movimento che è comunque ormai internazionale, che nasce nel 2010. Raccontaci un attimo come nasce, perché nasce, e poi parleremo anche di Salerno. Va bene. Allora, The Save Movement nasce a Toronto nel 2010, la fondatrice si chiama Anita Krajic e insomma lei ha... Da dove è partita? Dove è partita? È partita andando, lei abitava vicino, diciamo, un posto nel quale... Un macello, chiamiamolo, esatto. Con il loro nome, così ci capiamo. Sì, e quindi lei vedeva appunto i camion arrivare con gli animali e lei allora già era vegana e con il suo cane, insomma, sentì la sensibilità di capire che in realtà non c'era nessuna differenza tra gli animali che erano lì nel camion ad aspettare di essere uccisi e il suo cane che lei comunque amava. Certo, è chiaro. E custodiva. E quindi niente. Perché è chiaro che questi animali che arrivavano col camion lì erano destinati al macello, al macello. Ed è anche una morte abbastanza cruenta, atroce, no? Ecco. Sì. E quindi niente, ha pensato di stare con gli animali, di passare del tempo con gli animali, di dare loro, insomma, affetto, carezze, un gesto d'amore che in realtà gli è negato per tutta la vita. Loro sono comunque considerati animali da reddito, purtroppo, ma in realtà sono vite, sono esseri viventi con un'anima che sentono, hanno gli stessi sentimenti come noi, provano dolore, sofferenza, amore, felicità, vogliono giocare, vogliono affetto. E quindi lei cerca di stare un po' con loro, cerca di dargli un po' di affetto. E anche da bere, no? Perché erano questi, sono lasciati lì senza acqua. Senza acqua, esatto. Purtroppo poi pian piano si è allargato il movimento e poi diciamo, ha avuto l'attenzione dei media quando la fondatrice ha rischiato 10 anni di carcere perché ha dato dell'acqua ai maiali che appunto durante i trasporti, certo, le condizioni non sono delle migliori e si vedono comunque maiali sofferenti che hanno bisogno di bere, quindi lei cerca di aiutarli e purtroppo per questo gesto di amore in realtà viene attaccata, ma poi fortunatamente insomma, grazie ai media e grazie al sostegno dell'opinione pubblica, no? Credo sì, dell'opinione pubblica, il movimento si è, insomma, ha avuto il suo supporto e ora ci sono più di 300, 600 gruppi in tutto il mondo.
uniti appunto da questo amore verso gli animali. Parte però tutto dall'essere vegani, no? Credo, poi magari entriamo ancora più nel merito. E questo gruppo, questo movimento diventa famoso proprio per queste veglie. Quindi queste veglie, Antonella, che cosa sono nella realtà? Allora, le veglie sono degli incontri in sostanza che gli attivisti organizzano per gli animali. Questa è una cosa importante da dire perché per chi insomma va davanti ai macelli è doloroso, cioè è un'esperienza veramente che ti segna molto. Noi riusciamo a farci forza insieme perché ci organizziamo appunto in Gruppi. gruppi. E ci muoviamo appunto tutti insieme, andiamo davanti ai macelli, aspettiamo che qualcuno insomma si fermi. Il movimento è estremamente pacifico, Pacifico, certo. questo va detto. Certo. Ed è anche il punto di forza del movimento, proprio il voler entrare in empatia anche con chi magari guida i camion, che molto spesso loro per primi si sentono coinvolti dalla E nostra anche dal dolore, no? missione. Perché sicuramente sentiranno insomma questa Assolutamente sì. tristezza, no? Perché al di là di tutto, per quanto si possa immaginare, è chiaro che è un lavoro un po' più complicato, sapere di Infatti riportare al sì. macello questi animali, che se ne dica, chiunque insomma mangi o meno la carne di maiale o di qualsiasi altro animale, in qualche modo un attimo ci riflette, quantomeno ci Sì. riflette. Quindi seguite un po' l'approccio di Gandhi, no? In un certo senso. Siamo assolutamente un movimento che parla la lingua della pace, dell'empatia, dell'amore ed è quello che ci aiuta poi ad entrare in comunicazione anche appunto con chi svolge questo tipo di lavoro. E nel momento in cui i camionisti insomma si fermano, ci permettono di stare qualche minuto a contatto con gli animali. Noi appunto lo facciamo per loro, per cui cerchiamo anche di capire il livello di stress dell'animale che capisce perfettamente Sì, dove sta andando, lo capisce benissimo. E noi leggiamo nei loro occhi la paura, hanno terrore, perché appunto si crea una situazione di stress tale, per cui chiaramente siamo noi a volte a dover fare un passo indietro. Se Esatto. invece riusciamo, magari doniamo loro una Quindi si carezza. fermano i camionisti. La maggior parte sì, perché noi li fermiamo col segno della pace. Quindi loro a volte Sanno abbiamo che non anche dei farete cartelli, niente. certo. Nel momento in cui si fermano, riusciamo anche a parlare appunto con loro, spieghiamo brevemente quello che vogliamo fare, cioè 2 minuti soltanto per magari accarezzarli, per cercare di regalare loro quell'amore e quell'affetto che non hanno mai potuto ricevere chiaramente durante la loro vita, perché essendo animali da Le è mai allevamento. capitato, Chiara, che comunque magari in qualche situazione ci fosse una reazione invece dura, forte o violenta da parte o dei camionisti oppure dei proprietari dei macelli? Sì, ci è capitato, ma allora noi cerchiamo di comunque, noi non reagiamo alla violenza con la violenza, ma semplicemente con gesti, con amore, in effetti, se ci stanno parole brusche cerchiamo di comunque rispondere sempre in maniera Educata, gentile, sì. educata e fargli capire che noi siamo lì per gli animali e cercare anche di parlargli Quindi solo per gli animali, cioè so non tentate di fermare i camion, non tentate di sì. convincere no, di fermare nel senso di fermarli definitivamente, intendo, no? Cioè di bloccare il passaggio. No, perché comunque no, Andrebbe contro quello quello che non si potrebbe, no, sì, sarebbe poi contro in effetti quello che avete stesso. l'ideale del Esatto. movimento. Noi, l'idea fondamentale è quella di ovviamente di passare il tempo con gli animali. Ovviamente se riuscissimo a parlare di più con i camionisti, anche con i proprietari, all'inizio è difficile, ma è comprensibile perché comunque è. Togli reddito agli Esatto, stessi e proprietari dei quindi noi macelli. comunque sarebbe bello se poi riuscissimo a parlare con loro in modo tale che loro ci vedono che noi non siamo una minaccia e magari parlando, capendo, comprendendo, insomma informandosi, potrebbero magari in un futuro
pensare di cambiare magari attività, insomma, rivolgersi più verso il futuro. Ormai comunque il mondo sta chiedendo un cambiamento e quindi anche le aziende forse potrebbero cominciare a farlo e quindi diciamo indirizzarsi sulla produzione insomma, di prodotti che sono sostenibili e non creano sofferenza per gli Però animali. il fatto di, insomma, di vivere questi momenti che sono a volte penso anche molto forti per chi ama gli animali, per chi magari ce li ha in casa, quindi sapere che quell'animale da lì a poco avrà delle torture pazzesche, no? Per arrivare alla morte, a parte che si potrebbe anche cambiare il metodo, non diciamo cambiare proprio attività, però forse anche il metodo di soppressione potrebbe essere forse meno Ma doloroso, noi non comunque so. siamo proprio contro Certo, è chiaro. l'uccisione, nel senso che comunque gli animali non sono oggetti, non sono qui per noi, sono qui con noi, per vivere insieme a noi e quindi nessun essere vivente viene considerato come un oggetto, ma viene rispettato come tale, insomma, loro hanno anima, noi abbiamo avuto la possibilità di vederli da vicino e sono esseri veramente puri e innocenti e si fidano di noi. Quella è la cosa ancora più assurda, che loro si fidano di noi e vogliono che, cioè si vede che vogliono, si avvicinano, vogliono, ci leccano, io ci leccano le mani. Io per esempio questo mese siamo andati a vedere gli allevamenti di bufale della campagna a Paestum e le bufale per esempio sono Beh, lì animali. così si è andati, non perché andassero al macello. No, noi documentiamo tutto ciò che riguarda la sofferenza, perché ovviamente noi siamo vegani e il latte, la produzione del latte, Certo. il latte di bufala, il latte di mucca, comunque causa un'enorme sofferenza per gli animali. Ovviamente il latte che la mucca o che la bufala crea, produce, è per i loro figli, ma ciò che succede è che i loro figli vengono allontanati dalle mamme, in modo tale che purtroppo le persone possono bere il latte che in realtà è destinato ai figli. E abbiamo visto i piccolini essere, cioè, rinchiusi in gabbie piccolissime, separati uno dall'altro. Cioè, se li vedi, si vede che sono innocenti, sono dei bambini e non è giusto che ciò venga Quindi fatto sei stati anche a Paestum per il a gusto vedere di noi. questi. Sì, noi oltre appunto, durante le veglie noi comunque facciamo foto, video come vedete, e quindi questa è l'ultima veglia che abbiamo fatto ad Atena Lucana, per esempio. Ecco, noi sì, come vedete cerchiamo di avere un contatto con gli animali Quindi e poi va quindi via il mettiamo cane, tutto sui social networks tranquillo. in modo tale che la gente veda in effetti ciò che in realtà non riesce a vedere, perché tu mangi il prosciutto o la fetta di carne, ma non fai la connessione. Allora noi cerchiamo di creare quella connessione che in realtà manca, ma se vogliamo dire questo qua anche potrebbe essere riportato poi su tutti i prodotti esistenti attualmente, cioè c'è bisogno di sapere da dove viene, che cosa c'è dietro qualsiasi prodotto, e noi quello cerchiamo di fare, quindi documentando ovunque ci sia sofferenza per gli animali, quindi allevamenti di bufale, in particolare qui ovviamente nel Salernitano è una cosa che dobbiamo per forza, insomma, mostrare alle persone, e poi ovviamente i macelli, faranno un circo a fine febbraio a Salerno, quindi andremo lì, faremo un presidio lì a manifestare. Ovunque gli animali sono sfruttati, sono considerati da reddito, noi andiamo lì e documentiamo e facciamo vedere ciò che la gente, purtroppo ciò che la gente viene nascosto, perché molto spesso non viene detto. Vediamo le pubblicità con le mucche felici che vengono massaggiate, trattate bene, ma nel momento in cui l'animale diventa oggetto, diventa merce, diventa un mezzo una cosa, secondo l'idea Qui dove umana, da dove eravate? sfruttare. Allora, Qui dove qui eravate? eravamo, questo è il nostro un allevamento di bufale, questi sono i piccolini, come E poi vedete vi lasciano sono lasciati, entrare all'interno degli allevamenti di bufale, sono, no? O questi siete sono, entrati senza no, no, permesso? questi sono aperti al pubblico, e Ah, quella è ok, la quindi cosa. non sapevano i proprietari che siete Quella è stati lì. la. Perché appunto questo è ovviamente legale, è tutto E legale, e che certo. purtroppo, ma con queste immagini noi vogliamo, e con ciò che scriviamo nei social networks, vogliamo cercare di far rendere conto alle persone che questo non è normale, non è normale che questi piccolini sono lì rinchiusi, non c'è nemmeno un po' di paglia, non,
almeno per farli stare un po' più comodi, sono così in queste gabbie di ferro e Allora, sì, poi c'è. aspetta, andiamo un attimo a sentire se c'è, se Giancarlo in regia mi chiama il fondatore, no, il presidente, no. Il referente nazionale. Simone? Sì, Ciao, salve. benvenuto. Noi stiamo parlando, beh, ovviamente stiamo parlando con Antonella e Chiara, quindi salutiamo te che sei appunto il referente nazionale di questo movimento. Devo dire che sei fortunato ad avere due ragazze così in gamba e così sensibili all'argomento, Certo. insomma, perché ci stanno facendo comprendere e capire cose che magari di fondo conosciamo, ma insomma, percepirle in maniera così diretta a volte diventa sempre più difficile. Senti, Simone, la situazione invece a livello nazionale, voi siete riusciti a creare gruppi anche in tutta Italia, com'è la risposta a livello nazionale, intendo? Ma guarda, se si pensa a livello nazionale promette bene, nel senso il movimento è arrivato in Italia a settembre scorso. E già ad oggi ci sono circa 35-36 gruppi, siamo più o meno in quel numero lì. Quindi promette bene, nel senso, loro avranno parlato appunto, credo anche di Climate Save, Sì, Animal Save, ne non so stiamo se hanno già parlando, sì. fatto. Esatto, quindi inoltre l'altra tematica che abbiamo incluso nel movimento è Health Save. Quindi siccome salute, ambiente e diritti degli animali sono strettamente connessi, cerchiamo di trattare tutte e tre le tematiche in maniera tale che comunque gli attivisti trovino anche il campo che sentono più vicini a loro per Certo. far sì che portino questa tematica in giro. E ovviamente il movimento rimane centrato sui diritti degli animali, però appunto si trattano tutte le tematiche connesse. Senti, E ci sono un Simone, sacco di gruppi. vi è mai capitato di trovarvi in situazioni magari un po' difficili da gestire, che magari insomma, di proprietari, lo chiedevo anche a loro, che vi hanno trattato male, insomma, che hanno risposto con magari una reazione forte? In quel caso, come vi regolate? Guarda, prendo per esempio ciò che successe a Firenze, fu la prima veglia e siamo arrivati lì la mattina e non siamo stati accolti molto con piacere, diciamo. Quindi sì, c'era molta tensione. Ovviamente non reagiamo mai all'odio con lo stesso gesto, no? Cerchiamo sempre di rispondere all'odio con amore, perché comunque se si reagisse con la stessa moneta, diciamo, Certo. la tensione si alzerebbe, quindi Ma noi verrebbe tendiamo meno anche il appunto. senso di quello che fate, chiaramente, verrebbe meno, Esatto, no? esatto. Anche perché se si pensa al significato della parola vegana, non si può combattere questo sistema con la violenza, nel senso, cioè, andremo anche contro il significato della parola vegana, quindi per combattere la violenza non si può certo farlo con violenza. E quindi vabbè, cosa successe a Firenze fu che poi alla fine arrivò un camion pieno di agnellini e erano tutti cuccioli. Io e un'altra ragazza che era con me. Non riuscivamo a credere a quei cuccioli che venissero uccisi, no? Quindi siamo andati a chiederli come due bambini chiedono alla mamma il regalo di Natale, con le mani in mano, a chiedere cortesemente di darci un cucciolo, che comunque alla fine non l'abbiamo ricevuto purtroppo, però questo fa pensare a quanto quando tu parli con il cuore in mano, le persone poi dopo non riescono più ad aggredirti o ad offenderti, perché poi hanno iniziato a riflettere a quello che stavamo dicendo e si sono iniziati a chiedere se potevano aiutarci in qualche modo. Poi il veterinario non ce l'ha fatta a darci questo agnellino, ma era semplicemente per dare un esempio di quanto si può veramente buttare giù la tensione quando ci si Sono rivolge alle d'accordo. persone con il cuore in mano. Guarda, su È quello questo che cerchiamo sono d'accordo, ma in generale proprio, in qualsiasi situazione della vita normale, quando le cose si chiedono con delicatezza e gentilezza, è difficile rispondere con violenza in genere. Un'altra cosa che mi veniva da chiedervi, no, a voi, poi a te, lo farò anche dopo con le ragazze, la tensione, la tensione proprio emozionale, intendo, che vivete voi che amate così tanto, no, gli animali che avete a casa, ma in generale, quindi quando andate lì e provate questa profonda tristezza, questo profondo dolore, poi dopo come riuscite a venirne fuori? Perché secondo me è difficile per chi ha una sensibilità così spiccata. Certo, infatti è importante che poi tra attivisti ci si supporta, è veramente essenziale che quando si crea un gruppo gli attivisti all'interno si supportino l'uno con l'altro, perché quando si vedono queste immagini con i propri occhi si può veramente crollare, nel senso lo spirito della veglia non deve essere di andare lì e piangere e abbatterci, perché comunque
stiamo cercando di combattere un qualcosa che è talmente grosso e insediato in questo sistema, è così crudele che già è dura doverci fare conti tutti i giorni per noi. Quindi quando si va lì lo spirito deve essere positivo, di animarci fra di noi, supportarci, cercare di anche sorridere e perché no anche cantare una canzone se si può, però capita che qualcuno crolla, quindi ecco, è dura, nel senso lì bisogna supportarci, poi quando si va a casa ci si fa i conti, ma questo per noi è normale, perché purtroppo ogni angolo che giriamo troviamo negozi con animali sgozzati o pezzi di carne o cartelloni dove ci ricordano che uccidere è normale. Quindi per noi è un po' un'abitudine, no, fare i conti con questo. Certo che quando sei lì che si vede con i propri occhi e questi animali ti chiedono aiuto, è un po' più dura, quindi il ricordo poi ci si porta dentro. E... certo, però certo. La cosa bella è che vedere queste cose con i propri occhi fa nascere una fiamma dentro di noi, che è quella poi che ci porta a combattere più forte. Quindi forse il motivo per cui tu hai apprezzato le ragazze che hai lì con te all'inizio è proprio perché anche loro hanno visto queste cose con i propri occhi, certo. E la fiamma cresce dentro tutti e cresce anche dentro loro e me e tutti gli altri, insomma. Allora Simone, io magari ti aspetto qui da noi, insomma, quando capita la prossima volta, così ci conosciamo, e nel frattempo insomma ti ringrazio per questa tua testimonianza e ti saluto con un abbraccio. Grazie, accetto l'invito e allora a presto. A presto, ciao Simone. Grazie, grazie, ciao. E allora noi andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo sempre con Chiara e Antonella, quindi rimanete con noi. Ebbene, siamo di nuovo insieme. Chi avesse perso la prima parte e si aspetta una seconda parte che parla di politica, no, non è così. Questa sera non parliamo di politica, parliamo di ambiente, parliamo di animali, parliamo di amore, parliamo di atti di gentilezza. E lo facciamo parlandovi e raccontandovi che cos'è The Save Movement e nello specifico Animal Save e Salerno Climate Save. Lo stavamo facendo con Antonella che ci stava spiegando un po', partiamo dal presupposto, insomma, che si tratti di un movimento, presupposto dalla realtà, che si tratta di un movimento, giusto per sintetizzare a chi magari non ci ha seguito nella prima parte, che vive vicino agli animali, soprattutto quelli che purtroppo non sono vicino a noi, quindi non sono i cosiddetti animali di compagnia ma da reddito, portando questo gesto di gentilezza e di amore soprattutto nei momenti finali della loro vita, parliamo dei macelli chiaramente, quindi molto spesso loro fanno delle veglie lì dove sanno che stanno per essere portati degli animali al macello e quindi gli danno l'ultimo saluto, magari delle carezze, un gesto di dolcezza, e lo fanno nella maniera più pacifica possibile. Ma accanto a Animal Save stavamo parlando, Antonella, del Climate Save, sì. Quindi che cos'è? Appunto, come dicevamo, l'argomento animali, per quel che riguarda l'etica, quindi l'empatia che si ha nei confronti degli animali, si lega strettamente anche a quello che è l'ambiente. Può sembrare strano, o meglio, è un argomento poco conosciuto, perché quando si parla di inquinamento, la maggior parte delle volte si fa riferimento all'inquinamento classico, certo. Magari rifiuti. Certo, quelli che sono proprio più conosciuti. In realtà gli allevamenti intensivi rappresentano una grandissima fetta dell'inquinamento mondiale. Noi abbiamo fatto proprio alla fine di gennaio una conferenza in una scuola, un incontro a scuola, durante il quale abbiamo parlato proprio di quelli che sono gli effetti devastanti sull'ambiente degli allevamenti intensivi. Per quanto riguarda l'emissione di gas, in genere abbiamo oltretutto fatto vedere uno spezzone di un documentario che è estremamente importante da questo punto di vista, Cowspiracy. Proprio in questo documentario si chiarisce come volendo essere meno impattanti possibili sull'ambiente, sia necessario proprio ridurre il consumo di carne, perché appunto le emissioni prodotte dagli animali a causa, insomma, della digestione rappresentano un fattore di inquinamento estremamente massiccio, quindi l'ambiente ne risente tantissimo, non soltanto chiaramente a livello di atmosfera, ma anche si parla anche di inquinamento delle acque,
Si parla anche di un vero e proprio allarme per quanto riguarda la deforestazione, perché purtroppo non c'è più spazio né per ospitare i pascoli né per ospitare i campi che devono, insomma, sfamare gli animali. Molto spesso ai vegani viene rivolta una critica che è quella di essere una moda costosa per ricchi. E spesso ci dicono, magari sono i bambini che muoiono di fame, voi vi Certo, permettete, insomma, di non mangiare questo, di non mangiare quello. In realtà anche la questione fame nel mondo è strettamente connessa agli allevamenti intensivi, perché per sfamare, gli animali da reddito viene utilizzato un quantitativo tale di cereali che potrebbe sfamare la popolazione abbondantemente. Noi produciamo per sfamare circa 10 miliardi di persone. Questi sono più o meno i i dati. dati. E che cosa fate nello specifico come attività? Noi, appunto, la cosa fondamentale è l'informazione. Ok. Proprio per questo stiamo cercando di organizzarci per andare a parlare, cerchiamo di andare nelle scuole perché chiaramente, ci Certo, sembra la educazione alla fascia base, no? d'età L'istruzione, ragazzi, più sì, adatta, certo. quindi noi iniziamo chiaramente da questo e siamo convinti che anche l'esempio sia fondamentale, perché nel momento in cui noi portiamo anche la nostra testimonianza personale, non ci poniamo su un piedistallo, ma facciamo capire che noi per primi nel corso della nostra vita, ci siamo, appunto, abbiamo mangiato carne, noi abbiamo avuto, siamo stati, insomma, onnivori anche noi. Però è fondamentale la conoscenza e l'informazione ed è quello che noi vogliamo fare costantemente, insomma, cerchiamo di far capire che conoscendo Leggevo la che però fate realtà. anche attività di pulizia di zone di interesse naturalistico. Sì, in realtà noi, una cosa fondamentale, oltre all'informazione, noi cerchiamo di dare anche una soluzione, perché come sappiamo ci bombardano appunto di notizie sul cambiamento climatico, le cause, ma poi alla fine soluzioni non ce ne sono, no? Ok, sì, ci sono i problemi, quindi cosa facciamo? Io non sento da nessuna parte che viene detto. Come consumatore puoi cambiare le cose, noi possiamo cambiare le Cioè, se cose. facessero bene la Quindi, differenziata si potrebbe già non migliorare solo la l'aspetto differenziata, rifiuti. magari Ok. acquistare prodotti che non sono imballati, per esempio, ovviamente se vai al mercato per dire compri verdure, frutta, comunque riduci il consumo di plastica. E quindi noi facciamo anche appunto le pulizie di zone come spiagge, boschi, qualsiasi posto naturalistico, e proprio per sensibilizzare, per far vedere alle persone: guardate la quantità di plastica che c'è. Noi veramente viviamo nell'era della plastica, e chi diciamo soffre, chi paga le conseguenze siamo noi, perché comunque mangiamo quello Certo, che buttiamo chiaro. nell'ambiente, ma anche gli animali che muoiono a causa della plastica. Ormai si sa, Anche al che mare, ingeriscono no? la plastica, Certo. e quindi cerchiamo di sensibilizzare in questo modo. Quindi facciamo vedere ancora una volta quello che purtroppo non viene visto, oppure viene visto ma non si fa il collegamento, la connessione, e cerchiamo di proporre la soluzione, le soluzioni, se si adotta una dieta a base vegetale, c'è un'enorme riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera, cioè gli animali non soffrono, e in più stiamo bene noi, cioè Questo a come ci sembra la prescindere, sì. soluzione Io più logica. volevo capire invece Questo a livello personale, così poi andiamo anche in chiusura, come la vostra famiglia, il vostro fidanzato, i vostri amici hanno accolto questa decisione di diventare innanzitutto vegani e poi di esporvi, perché voglio dire, comunque sono anche dei rischi, no? Quando si va a fare questo tipo di veglie, perché non sempre è detto che si trovano persone per bene dall'altro lato, e è rischioso, insomma, come le vostre famiglie, come l'hanno presa, Antonella? Allora, inizialmente non tanto bene. Beh, insomma, cioè, mi immagino, no, che un attimino, Sì, diciamo. sempre perché c'è un po' di confusione, di disinformazione, quindi chiaramente si pensa che magari una dieta completamente vegetale possa creare carenze, possa creare problemi a livello di salute.
Poi mi sono, insomma, mi Hai fatto sono, sì, mi documentare. sono preoccupata di informare un po' tutti, tanto che mia mamma, ad esempio, è diventata Anche vegana lei. insieme a me, sì. Tuo padre? No, mio padre no, però io sono la prima, insomma, ad essere appunto aperta al Ma dialogo, quindi certo, spiego se no sempre, si passa dalla parte del torto, cerco eh. sempre di informare. La politica del movimento, chiamiamola così, fa molto parte del mio carattere, per cui chiaramente nel momento in cui si è aperti si spiega, anche le persone che sono curiose, magari chiedono informazioni, vogliono sapere. È sempre bene, Senza insomma, avere atteggiamenti, insomma, rendere. antipatici nei confronti di chi invece la consuma la Assolutamente. carne. Sì. E No, noi atteggiamenti antipatici pensiamo che non servano siamo a sempre lì, niente no? e Siamo, torniamo sul non discorso aiutino la causa, per gentilezza. cui noi siamo sempre gentili, siamo sempre aperti appunto a dare spiegazioni, perché l'obiettivo è quello di rendere più persone Però quando possibili vai a cena sensibili. con gli amici diventa complicato se per esempio andate in un fast food dove ci sono hamburger e patatine. Diciamo Patatine che si vanno bene. mi circondo di persone che mi rispettano la mia scelta, per cui Sempre un posto dove c'è la possibilità di trovare un'insalata, sì, è insomma. difficile che qualcuno accanto a me consumi magari Ah, quindi esci qualcosa, solo con i vegani. non per forza solo con i vegani, però dal momento che io sono estremamente una Certo, persona sì. rispettosa e tollerante, ricevo lo stesso rispetto. Magari quella sera non Anche mangiano. me, sì, Ah, anche io ho ecco, avuto sì. la stessa esperienza, nel senso vedo che le persone provano rispetto, pur io non lo chiedo, dico no, sto Certo. mangiando con te, se mangiavo fuori insieme, sono con te, quindi non per una questione di rispetto, Non la senza che mangiano io lo nemmeno chiedessi. loro. E invece a casa com'è andata? A casa, ma diciamo che stanno cominciando a Piano comprendere piano piano. piano. Mio fratello maggiore ha molto di più degli altri, forse perché è poco più sensibile all'argomento, forse perché mi ha visto proprio più quando ho cominciato a fare attivismo a Barcellona. Quindi, poi ha due cani, quindi magari forse sarà per questo, non lo so. Però sì, stanno cominciando, ora per esempio mio fratello più piccolo magari mi chiede questi prodotti sono cruelty free, per esempio, perché comunque essere vegani vuol dire anche non acquistare prodotti testati su animali. Eh beh, E certo. quindi ora per esempio vedendomi fare questo mi chiede, e questo mi fa piacere perché anche queste piccole cose contano, vedo che comunque si sta aprendo a questo mondo, se non è proprio vegano, vegetariano, almeno insomma Quantomeno sta si è, cioè, cominciando cominciando ad piano avere piano, una certa piano sensibilità. Certo, la piano, sì. paura più grande o comunque la curiosità più grande è sempre quella di capire se si può vivere a livello medico, a livello salutistico, serenamente anche non mangiando carne, insomma, proteine, perché poi alla fine li troviamo nell'uovo, li troviamo nella carne, quindi a volte beh, possiamo trovarli anche in altri alimenti, però diventa difficile e non ci sono problemi di. A voi non è capitato a nessuno che avesse problemi Allora, di salute? noi ovviamente non siamo medici, quindi non possiamo dare opinioni No, beh, mediche. certo. Per la mia Sulla esperienza vostra esperienza. personale, io comunque ho vissuto all'estero, quindi ho avuto medici per ogni paese, non mi hanno mai detto la tua dieta è Però sbagliata. non ti sei mai sentita, che ne so, a Mi sento terra. meglio, Ecco, questo volevo mi sento sapere. molto, molto, non mi ammalo più, non ho raffreddore, febbre. Non sono medico, quindi non posso, non mi Attribuire azzardo questa a dire, cosa, certo. però ho notato la differenza, ho notato che non mi ammalo, non mi ammalo. E sto bene. Ovviamente non mangio sempre pane, pasta, cerco di mangiare solo Anche perché frutta diventeresti. e sì. Cioè, insomma, no, perché capisco, perché all'inizio ero un po' in difficoltà, non sapevo. Allora cosa faccio? Mangio frutta e verdura di stagione. Molto Ok, vabbè, ma non semplice. ti riempie? Ti riempie? Sì, vabbè, Frutta, solo frutta? la verdura, poi ci sono i cereali, i Beh, certo, anche legumi, verdura, se ci metti il perché pane, un se, po' anche, però vabbè. se ci pensiamo, no, perché purtroppo la gente pensa, ah, oh, ma non mangi la carne, e cosa mangi? Non mangi la carne, non In mangi le uova, non realtà, mangi il latte, non mangi le mozzarelle. no, ma in realtà è così varia, è che se, perché non si ci pensa, ma in realtà c'è così tanta
tanto, così tanto, ed è anche creativa come tipo di cucina, perché ti lascia spazio a puoi fare piatti buoni, buonissimi, e No, sono vabbè, piatti questo è senza, vero, sono questo però. piatti senza sofferenza, e quindi sei anche felice, ti senti anche bene No, è quando li vero, mangi, non ho io sono il direttore causato di dolore a un nessuno. settimanale di cucina che chiaramente è indirizzato a tutti. Abbiamo una rubrica che si chiama Tendenze Vegane, tra l'altro fatto dal bravissimo Domenico Catapano che è di Salerno, e che fa queste ricette strepitose, buonissime, anche belle da vedere, lui è proprio Perché sono curate, sì. bravo. E per cui insomma noi sono succulente, quindi molto spesso le facciamo a prescindere dal fatto siano vegane o meno, quindi basta un po' di fantasia Sì. e si riesce a mangiare serenamente. Il problema è proprio decidere di fare quel tipo di stile di vita, è proprio un cambio di vita. Diciamo che devi essere Convinta, estremamente fortemente motivato. convinta e motivata. Io credo che chi sceglie di diventare vegano perché non vuole più che degli animali debbano morire o soffrire perché diventino il nostro pranzo, la nostra cena, a quel punto la scelta diventa definitiva, Certo, è non è più chiaro. possibile tornare indietro. Allora, per contattarvi, diamo un po' i vostri contatti, così poi salutiamo Sì, tutti quelli. certo, ovviamente noi abbiamo le pagine Facebook, Instagram, Salerno Animal Save, Salerno Clima Save, e quindi ci potete contattare sulle nostre pagine. Ovviamente noi siamo aperti alle adesioni delle persone, chiunque volesse partecipare, chiunque ha una passione può utilizzarla per il movimento, come per esempio non so, la fotografia, i video, per esempio quando noi andiamo fuori a fare Certo, è foto, video, importante. montaggi dei video, qualsiasi Grafica. passione. Andiamo nelle scuole, magari qualcuno è interessato, o la salute, la dieta, la cucina, veramente la musica, qualsiasi cosa che appunto si può utilizzare per la causa, insomma, Causa. per informare le persone. Noi insomma siamo aperti a tutti e insomma, speriamo di riuscire a informare il più Certo, di possibile. allargare sempre di più il movimento. Io ti ringrazio Chiara della Pepe, ringrazio Antonella Pepa. Capozzi della Pippa, Antonella Capozzoli, e mi raccomando, in bocca al lupo, state attente Grazie, grazie comunque. E grazie ovviamente come sempre a voi per averci seguiti anche questa sera. Saluto anche il nostro regista Giancarlo Fedone, e appuntamento alla prossima settimana. Ho la sensazione che la prossima settimana parleremo di nuovo di politica. Arrivederci da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia.